Buonasera a tutti e buonasera Rosanna. Buonasera a tutti voi, buonasera a te Daniela. Grazie di nuovo per avermi invitata a questa bellissima. Bentornata. Grazie, bentornata fra noi. Ci siamo viste 3 mesi fa
E quindi abbiamo detto è l'ora che dobbiamo rivedere per forza la Rosanna un'altra volta. Quindi ringraziamo Grazie. tutti quelli, prego, ringraziamo tutti quelli che sono qui con noi. Vedo che c'è la Ruby, ciao Ruby, Linda, Maria Chiara, c'è la nostra Nelly, Paola, ci siamo stasera, Barbara, Maria Chiara, Salvatore Cusumano, ciao. E poi vediamo chi c'è, vediamo c'è la Maria Grazia Minardi e poi da quest'altra parte, buonasera a tutti. Allora, Assolutamente, buonasera a tutti, sì. anche per coloro che si collegheranno poi da domani mattina in poi su YouTube troveranno questa diretta qua nostra. Allora, nell'attesa che si colleghi Gina, che ancora non vedo, iniziamo subito. Allora, parliamo un attimo per chi non conoscesse la nostra Rosanna. Rosanna è sensitiva dalla nascita, si è diplomata in bioprano e riflessologia olistica e plantare. È di Torino. Io Oui, di Torino. Specializzata anche sono in provincia di Cuneo. di Cuneo. Così, me lo ricordavo. Ok, In un bel ho aperto uno studio da poco a Torino. Ecco, specializzata nella rimozione dei blocchi energetici causati principalmente da traumi, emozioni negative, lutti, separazioni, incidenti, comunque tutta la branchia della traumatologia. Non solo parliamo questa sera l'argomento guarire le ferite con le energie, ma tratta la nostra Rosanna tratta e fu argomento dell'altra puntata tratta la numerologia sensitiva come mezzo per l'anamnesi energetica e per individuare quale organo è stato compromesso a livello energetico e quindi andare ad agire in modo mirato per ripristinare il giusto equilibrio riportando pace e serenità. Quindi la nostra Rosanna tratta tutti argomenti di cui si parla di energie in ogni senso, soprattutto energie che vanno a togliere dei blocchi per attivare poi la guarigione a livello energetico. Ho sentito un tutù, tutto a posto. Ok, allora, quindi partiamo No, da tu niente, perché comunque sia messo. non ti abbiamo sentito, Rosanna. Pronto, Guarda, ma sai perché? Perché ero partita col computer, poi ho messo il telefono, mi senti adesso? sì, tutto ok, tutto Mi ok. senti chiaramente? Molto Ok, chiaramente. perfetto. E Ok. quindi benissimo, perfetto. Allora, partiamo con la domanda, con una domanda. Partiamo da dove nasce la malattia, per poi arrivare a parlare poi, a sviluppare l'argomento delle energie. Lascio a te. Allora, da dove? Grazie. A parte che sei stata meravigliosa e potrei anche non parlare più io perché hai detto in maniera assolutamente chiarissima tutto quello che sono e che faccio. Però appunto sono una sensitiva dalla nascita. Non voglio ripetere quello che ho detto l'altra volta, ma è importante per capire che quello che faccio, cioè quello che andremo a trattare e quello che io tratto è sempre in sensitività. Ok? Quindi parliamo sempre a livello energetico, emozionale e sensoriale. Da dove nasce la malattia? Beh, la malattia a livello energetico, parliamo da dove nasce, non quando si manifesta, che sono due cose completamente diverse, okay? Perché quando si manifesta noi che cosa accusiamo? Accusiamo il sintomo, il dolore, che ne so, possiamo accusare il rossore della pelle o mille altre situazioni, ma noi quello che dobbiamo andare a capire è cosa è successo, perché ci siamo ammalati. Allora, all'origine di tutto c'è sicuramente l'emozione. Un'emozione che viene, specialmente mi senti? Sì, Mi tutto sentite bene. bene? Tutto benissimo. Ok. Un'emozione, quando, specialmente un'emozione negativa,
crea nel nostro corpo a livello organico una cicatrice. Queste cicatrici possono essere più lievi o più profonde, a seconda un po' delle situazioni che ci sono e che ti sono create. Per esempio, quali possono essere queste emozioni? Come diceva appunto prima Danila, possono essere quelle più importanti, che sono i lutti, la perdita di una persona cara è decisamente una cicatrice che difficilmente riusciamo a lasciare andare. Una separazione, un incidente, ma anche queste possono essere le primarie, ma le secondarie possono essere un marito o una moglie che comunque ci vesta con qualcosa perché non andiamo d'accordo, perché si creano dei problemi. Un datore di lavoro, un posto di lavoro che non ci fa stare bene. Quante volte andiamo a lavorare di malavoglia? Non perché non ci piace il lavoro, ma perché lavorando non stiamo bene, l'ambiente non è sano, diciamo così. Potrebbe essere una questione anche di cibo. Non dimentichiamo che il cibo è energia, quindi noi ci dobbiamo nutrire in un certo modo proprio per avere un'energia pulita. Quindi, come vi dicevo, queste cose creano a seconda dell'organo una cicatrice più o meno profonda. Col tempo non va via questa cicatrice, rimane. Noi potremmo accorgerci di questo anche dopo anni, perché magari ci mette più tempo a manifestarsi, ma dentro questa cosa è già cominciata. Tante volte, come ce ne accorgiamo? Allora andiamo a vedere, a seconda della medicina tradizionale cinese, a seconda di ogni organo, noi avremo comunque un'emozione. Quali sono le principali? Cominciamo dai polmoni. Prima che ci sia una malattia, una manifestazione, la nostra emozione è la tristezza, è il pianto. Sono quelle persone che per nulla piangono, che per nulla sono tristi. Tant'è vero che nella parte dei polmoni risiede proprio l'ansia, che è quella parte che non ci fa stare bene, dove alle volte ci manca il respiro, dove abbiamo un po' l'insicurezza di fare determinate cose perché ci rattristano, non riusciamo a trovare quella gioia di cui avremmo comunque piacere. Non dico voglia, piacere. Prendiamo lo stomaco. Nello stomaco, prima di avere magari una gastrite, prima di avere determinate cose, l'emozione che cominciamo a sviluppare è la mancanza di gioia di vivere e la mancanza di alimentare di energia il nostro corpo. In quella parte risiede la depressione. Tant'è vero che quando le persone sono depresse tendono a non alimentarsi più né a livello di cibo, ma neanche a livello di amore, di gioia, non provano più nulla, si lasciano andare perché non riescono più a provare che cosa? Le emozioni. Infatti, chi è depresso vi dice solitamente: non sento più nulla. È vero? Sì. Perfetto. Dopodiché, ma questo andiamo poi avanti, troviamo l'intestino. Nell'intestino c'è quello che noi rappresentiamo nella vita, perché nell'intestino, quando dicono che è il nostro secondo cervello, è vero, perché ha un movimento molto, molto veloce col cervello. Tante volte, non so se vi succede, magari a me succede di vederlo con i ragazzi che vengono qua, se devono magari avere un'interrogazione o magari che ne so, siamo al primo appuntamento e dobbiamo andare in bagno. Perché l'emozione è velocissima, c'è una risposta velocissima, è vero? Verissimo. Quindi nel nostro intestino c'è la famiglia, quindi tutto quello che riguarda, ma io solitamente più che la famiglia direi proprio che ci sono tutti gli affetti, quindi tutto quello che ci sta veramente a cuore, tutto quello che fa parte della nostra vita, il lavoro, i genitori, i figli. Tutto quello che comunque sia ci appartiene. Da cosa ci accorgiamo? Ecco, poi questa parte me la sono un po' dimenticata. Se abbiamo un problema a livello intestinale, innanzitutto la prima emozione è l'introspezione, quindi sono quelle persone che non lasciano andare le cose, le tengono lì, le rimuginano, poi le tirano di nuovo fuori. Tante
poi tendono di nuovo a lamentarsi sempre delle stesse cose. Non è un modo di essere, è un disagio. C'è una cicatrice, ok? Quindi cominciamo a conoscerci. Io vi sto dicendo questo perché magari in qualche cosa vi riconoscete. Ma da cosa ce ne accorgiamo a livello fisico? Un problema intestinale, emozionale, crea rigidità fisica e mentale. Fisica vuol dire che c'è una rigidità a livello di collo, fino a metà schiena, braccia, gomiti, polsi. Quindi tutta questa parte alta. Quante volte ci alziamo e diciamo, mamma mia, che dolore alle spalle? È perché abbiamo un problema a livello intestinale. Pensa un po'. Quello che mi sono dimenticata di dirvi è che invece lo stomaco, lo vediamo nella parte opposta. Innanzitutto lo stomaco a livello energetico è legato all'uomo, alla parte maschile. Quindi noi potremmo avere dei conflitti con un uomo, che potrebbe essere chiunque, figlio, marito, padre, datore di lavoro, chiunque, ok? Ma lo manifestiamo come? Voi sapete che nello stomaco c'è il plesso. Quindi la parte energetica è molto viva in quel punto. Alle volte lui si manifesta nella parte bassa, quindi da metà schiena ai piedi. Abbiamo male un ginocchio? Non è detto che sia il ginocchio, perché è collegato con lo stomaco. Quindi potrebbe essere un problema emozionale che ci sta affliggendo e lui è un. Oh, signore. Spesso Rieccola. noi viviamo di punti riflessi e non di punti vitali, ok? Ci fa male una parte, non perché quella parte che ci fa male, ma perché è un punto di somatizzazione, diciamola così. Dopodiché abbiamo l'apparato urogenitale. Nell'apparato urogenitale che cosa troviamo? L'insicurezza e la paura. Già una volta dicevano, mamma mia, me la sono fatta addosso dalla paura, no? Perché comunque questa cosa è una cosa antica, non è una cosa scoperta oggi. Tant'è vero che la parte urogenitale, dove c'è la parte invece femminile, questo nell'uomo e nella donna, mi raccomando, è una parte molto importante. Perché? Perché se c'è un blocco energetico in questa parte, sicuramente le persone che ce l'hanno avranno difficoltà ad affrontare, ma anche la vita, perché nel momento che tu hai un'insicurezza, ogni passo che fai non sarai stabile, sarai sempre incerto, perché avrai paura, perché avrai sempre bisogno di qualcuno che ti dica fallo, e se poi sbagli quando lo fai? Quindi anche questa è una parte da valutare. Ne abbiamo ancora due. Uno abbiamo il fegato. Dove risiede che cosa nel fegato? Risiedono il coraggio o la mancanza di coraggio, che sono due cose molto importanti, perché avere troppo coraggio non va bene, ma avere una mancanza di coraggio non vuol dire aver paura. La paura è una cosa che ci ferma. La mancanza di coraggio è una cosa che ti porta a non osare. Quindi non andare, non fare l'azione, sono due cose completamente diverse, ok? E poi abbiamo il cuore. Nel cuore che cosa c'è? C'è la gioia o la non gioia di vivere. Io mi ricordo che quando ero bambina mi dicevano sempre il cuore leggero porta a cantare, ok? Tu canti, quindi infatti i bambini che cosa fanno quando sono contenti? Negnano continuamente. I bambini cantano, poi noi la perdiamo questa parte così bella, così gioiosa del sorriso, ma è una parte che noi abbiamo innata, ragazzi. Quindi cerchiamola dentro di noi, tiriamola fuori, cominciamo proprio a viverla, perché tutto quello che noi facciamo è abitudine. E l'abitudine è stare così, ma la stessa abitudine è stare così. Non cambia nulla, ma cambia tutta l'energia e il mondo intorno a noi. Io dico sempre che non è la tristezza o il pianto, purtroppo, che cambiano le situazioni, perché bastasse quello, basterebbe davvero piangere e disperarsi. Io capisco che ci sono delle situazioni che sono veramente pesanti, ma se le affrontiamo
con un'energia diversa, avremo sicuramente dei risultati molto diversi. Quindi quello che vi voglio dire è innanzitutto vediamo, cominciamo a capire da dove nasce il nostro disagio. E poi qualcuno mi può dire, ok Rosanna, abbiamo capito da dove nasce la malattia. E come guariamo? Perché questo è importante. Cioè, è bello capire che cosa abbiamo, ma se poi non c'è una soluzione, che cosa facciamo? Giusto? Giusto. Allora, di soluzioni ce ne sono parecchie, io ve ne dico due o tre, alcune vi piaceranno, alcune meno, sono sicurissima. La prima è quella che vi ho appena detto, cambiamo atteggiamento. Un atteggiamento positivo e propositivo sicuramente aiuta molto a sciogliere queste cicatrici. Lo so che non è facile, lo so che quello che vi sto dicendo è una cosa che per alcuni sembrerà una cosa veramente impossibile. Ma almeno provateci. Non dico di riuscirci, ma almeno provateci. Provate a sorridere. Io alle volte faccio il gioco di andare in giro e sorridere alla gente. Mi guardano come fosse un extraterrestre. Non siamo più abituati a sorridere. Cioè, se tu sorridi sembri scema, ma non importa, perché dentro di te smuovi un sacco di energia al momento che sorridi. Voi pensate solo una cosa. Io prendo sempre spunto dai bimbi, quando avete dei bambini, ma quante facce gli fate, ma quanti giochi fate per vederli sorridere e quanto vi apre il cuore, quanta gioia vi dà il loro sorriso, tantissima, È vero, è perché il vero. sorriso illumina la vostra vita e di chi vi sta vicino. Un altro modo, purtroppo, per togliere dico purtroppo perché, le cicatrici energetiche, è quello di affidarsi. Affidarsi a chi? A persone che fanno questo di mestiere. Quindi, persone che fanno lo shiatsu, sono molto bravi. Persone che fanno meditazione, tantissime persone con la meditazione si sono risvegliate, hanno comunque cambiato completamente modo di vivere. Dai Assolutamente. pranoterapeuti come me, da persone che comunque lavorano a livello energetico. Vi chiedo solo una cosa: questa è una cosa che dico a tutti. Non andate allo sbaraglio, non andate per sentito dire. Prima di affidarvi a qualcuno, ponderate la persona da cui state andando. La domanda che faccio sempre io è: ma tu andresti da una persona, da un medico ammalato a particolare? Io non ci andrei. Oppure, giriamola ancora in maniera diversa, tu andresti da un medico che ti dice di smettere di fumare con la sigaretta in bocca? O magari, che ne so, andiamo a fare un trattamento dimagrante da una persona che pesa 120 kg. Io non ci andrei. Per cui cercate persone a livello energetico che siano sane. E come le riconosciamo? Innanzitutto devono essere persone possibilmente che facciano solo quel lavoro, perché purtroppo il mondo del lavoro è un mondo molto particolare e spesso ci fa arrabbiare. Quindi se abbiamo una persona che magari lavora tutto il giorno in fabbrica, e questo non voglio dire che non siano validi assolutamente. Ascoltatemi, non sto puntando il dito verso nessuno, ma magari arriveranno a casa con più stanchi, magari con un po' più di nervoso, con una situazione diversa. Poi magari loro prima di cominciare si faranno la loro mezz'oretta, 20 minuti di meditazione e si metteranno a posto. Ma voi lo capirete perché saranno sicuramente persone serali, serene e che hanno a cuore il vostro modo di essere, perché purtroppo negli ultimi anni, io vi dico, faccio questo lavoro da più di 40 anni, più di 40 anni, ma negli ultimi 10 anni l'olistica, chiamiamola così, è stata presa tantissima di mira. Perché? Perché la gente ha voglia di guarire non solo fisicamente, ma anche emozionalmente, energeticamente, spiritualmente. Quindi, come tutte le mode, c'è una scia. Un po' di tempo fa è venuta una ragazza e mi ha detto che lei faceva un massaggio olistico. Io
Vi spiego in due parole cosa vuol dire olismo. Olismo vuol dire prendere in toto la persona a livello fisico, a livello energetico e a livello spirituale. Gli ho detto, tu come agisci su questi tre piani? E lei mi dice, no, io faccio un massaggio e basta. Ok, che è il classico massaggio, rilassante, tonificante, drenante, ma è un massaggio per olistico oggi. Fa più effetto. Ok? Quindi cominciamo davvero a capire dove vogliamo andare, perché l'energia, per quanto sembri insana, alle volte davvero fa male. Tanto può far bene e tanto può far male. Io mi ricordo di una signora che mi diceva sempre: Rosanna, tu sei come l'acqua. Nel senso che le persone che danno energia possono dissetarti, ma se ti danno troppa acqua, puoi anche affogare. Una pianta con troppa acqua marcisce. Quindi dobbiamo sempre trovare un equilibrio. Cerchiamo persone equilibrate. Se vediamo che sono arrabbiate, se vediamo, non lo so, che magari hanno appena finito il cicchettino, se vediamo che fumano una sigaretta dietro l'altra, non ce l'ho con loro. Ma probabilmente non sono proprio persone che ci possono aiutare a 360 gradi. Ok? Questo è quello che io vi posso dire per una mia esperienza personale, che vi dico, non sono nata ieri in questo mondo, tutt'altro, anzi, ci sono proprio nata. E ho capito davvero questo. Io ho incontrato persone meravigliose, capacissime, con delle qualità strabilianti anche senza aver fatto grandi percorsi, e ne ho incontrate altre che hanno fatto tantissimi percorsi, tantissimi corsi da riempirsi una stanza di attestati, ma vi posso garantire con pochissime capacità. Va bene? Sono stata chiara, Miss? Molto chiara, direi cristallina. Perfetto. Benissimo. Come Non mi andiamo? Come dimenticherò continuiamo? mai di una cosa che dicesti l'altra volta, mi sembra l'altra volta, sì, e facesti l'esempio dell'acqua. Prendete l'acqua e ne fate due barattoli, la mettete in due posti diversi. Ce la vuoi spiegare questa cosa? Perché mi ha colpito molto e mi è rimasta proprio dentro questa cosa qua. Perché è bellissima, io questa cosa la spiego sempre quando faccio le conferenze, perché è una cosa che secondo me fa capire molto bene ciò che succede. Allora, Aspetta si prende. un attimo, aspetta, ho visto la Gina, la vogliamo salutare? Un bacio a Gina, grazie Ciao d'essere qui. Gina. Allora, si prendono due barattoli identici, ok? Nuovi, usati, identici, si riempiono con la stessa acqua. Poi si scrivono due etichette, o anche solo col pennarello. Su uno si scrive amore e sull'altro si scrive odio. Poi si mettono in due posti separati della casa. Allora loro dicono: quando sei felice, vai vicino a quello dove c'è scritto amore. Quando sei un po' arrabbiato, anche molto arrabbiato, vai vicino a quello con scritto odio. Questa è una cosa che viene un po' difficile, secondo me, perché quando sei arrabbiato non vuoi andare da nessuna parte. Però comunque, anche se non fai questo, già la vibrazione della parola stessa, amore e odio, crea veramente un mondo. È stato provato dopo un tot di tempo, che può essere indifferente, cioè molto differente, scusatemi, quindi potrebbe essere una settimana, 10 giorni, un mese, 2 mesi, non ve lo so quantificare, dipende dalla casa, dipende da un po' di cose. È stato provato guardando al microscopio che queste due acque erano totalmente diverse. Quindi quella dove c'era scritta ti amo era diventata non solo cristallina, ma addirittura era un'acqua di guarigione, tipo l'acqua di Lourdes. Mentre quella con su scritto odio era andata in putrefazione, quindi marciva. Era un'acqua veramente tossica. Questo vuol dire tutto e vuol dire niente. Bellissima questa cosa, ma quello che voglio farvi ragionare è che noi siamo fatti del 70% d'acqua. 70% minimo. Quindi voi immaginate ogni volta che noi ci arrabbiamo, che cosa succede? La nostra acqua
acqua, va in putrefazione. Ecco perché poi la tossicità della nostra energia, ma non sempre viene da fuori, spesso è autoindotta. Quindi, se vogliamo guarire, cominciamo a creare un'acqua dove c'è scritto amore, cominciamo ad amarci, a volerci bene, soprattutto a pensare che noi siamo veramente degli esseri speciali. E se siete in questo gruppo è perché sicuramente lo siete. Rendetevene conto e soprattutto cominciate a Grazie. viverla questa parte. Ma è verissimo, è assolutamente vero. Per cui quello che veramente io vi chiedo, cominciate a prendere cura di voi prima che degli altri. Guarda, l'altro giorno ho letto un post, io li leggo poi. Mi si accendono veramente delle lampadine che mi fanno riflettere tantissimo. E diceva: per ogni minuto di rabbia io perdo 60 secondi di felicità. Verissimo! Ogni volta che voi vi arrabbiate, e credetemi che se voi non cambiate un po' atteggiamento, purtroppo la rabbia è più facile del sorriso, perché abbiamo molti più motivi per essere arrabbiati: la gente che ci sta intorno, le notizie al telegiornale, le persone che sembra che siano più predisposte a raccontarti le cose brutte che le cose belle, perché c'è più da parlare, c'è più da raccontare. Ma innanzitutto, quando sentite un pettegolezzo, andate da un'altra parte o cambiate argomento. La televisione c'è, purtroppo c'è, ma quando l'avete sentita una volta, la stessa notizia, non vi fate 7, 8, 10 telegiornali, perché non vi portano da nessuna parte. Uscite, guardate solo la natura, ma solo quello che ci sta intorno. Sono cose meravigliose e sono cose che ci appartengono, sono gratuite, non dobbiamo neanche comprarle. Il sorriso, ragazze, è l'accessorio più bello che voi avete e non lo pagate, ce l'avete gratuitamente. Mettetelo sempre. Che Vero, bella, vero? assolutamente, assolutamente. Assolutamente sì. Sì, e anche darlo è gratis. Assolutamente. Sì, ma Donarlo vi dico che è talmente bello quando poi ti abitui. Tu pensa che io la prima cosa che faccio la mattina mi sorrido allo specchio e dico sempre: tanto sono brutta, perché la mattina pochi di noi sono belli, no? Poi ti trucchi un attimino, ti metti un po' a posto. Ma almeno vedo una cosa brutta che mi sorride. Una cosa brutta arrabbiata è peggio, è vero, molto peggio. vero. Quindi, Un po' di allora, autolimpia su di questo anche. ci sono delle domande Allora, oppure? no, per il Sì, momento dai, cominciamo un po' finiscono tutti. a. Brava Rosanna, buon incontro. Poi c'è qui la Paola che dice questo: ho lavorato molto su me stessa e ora sorrido di più e a scuola canto sempre. Vedi? Avevo visto Brava, fantastica. una specie di esperimento sociale dove prendono un uomo con un cellulare, un libro in mano, qualcosa così, in una metropolitana. E si vede quest'uomo appoggiato lì in metropolitana con questo libro e incomincia a ridere. Prima piano, poi un po' più forte, poi un po' più la gente si gira, no? Dice, ma che fa questo, no? Finisce i 2 minuti di documentario che stanno tutti ridendo a crepapelle, perché è contagioso il Vero, sorriso. contagioso, è contagioso. La gente non sa perché, ma se Assolutamente. tu ridi a crepapelle, dopo 2 minuti ridano tutti come te. Ed è bellissima Ma questa cosa. guarda che c'è lo yoga della risata, mica per niente, tesoro. È No? vero, verissimo, verissimo. Quindi vuol dire che qualcuno l'ha già sperimentata, no? Questa cosa. Sì. Per cui, a me ridere piace, ragazzi, quindi lo faccio proprio con facilità. Allora, come accostiamo la numerologia, per esempio, a questa, cioè al mezzo, la numerologia come mezzo per l'anamnesi energetica? Come l'accostiamo? Te lo spiego. A seconda di determinati numeri che abbiamo, vanno a toccare determinati organi. Per Ecco. esempio, tesoro, il 4 è legato allo stomaco, alla parte maschile. Quindi è normale che chi ha un 4 avrà una buona tendenza ad avere problemi di somatizzazione in quella zona. Un 9, che io lo chiamo proprio il numero di Saturno,
perché il 9 è il numero dell'intestino. Quindi chi ha un 9 sono persone che purtroppo tendono a rimuginare, a non lasciare andare, a essere un po' più pignoli, e quindi un numero un pochino così. Il 7 è il numero della bassa schiena, quindi delle gambe e delle bassa schiena e gambe. Il 13 è il numero della colonna vertebrale, quindi problemi alle articolazioni e così via. Quindi io faccio l'anamnesi proprio per capire in quale organo si è creato il blocco e qual è la loro somatizzazione. E il 95, non dico il 99 perché non me la voglio proprio sparare così, ma potrei dirlo. Diciamo il 95% è la cosa si riflette, ok? E Sì. quindi da quello capiamo innanzitutto dove il blocco è stato creato, grazie alla sensitività anche da quanto tempo, quindi quanto è spessa quella cicatrice e che cosa ha manifestato nella persona. Perché poi non dimentichiamoci, Danila, per esempio, io prendo sempre. Te l'ho detto già prima, in riferimento all'apparato urogenitale, se noi abbiamo un'insicurezza, difficilmente nella vita di tutti i giorni riusciremo a avere una situazione facile, perché ci porterà sempre un pochino a trattenerci nel fare le cose. L'insicurezza è una cosa devastante, specialmente nel mondo del lavoro, ma non solo, anche in campo sentimentale. Magari tu vorresti fare un passo, una telefonata, un messaggio, e non lo fai, perché non hai la sicurezza di farlo. Quindi vedi che non ti tocca solo a livello fisico, emozionale, ma anche a livello di vita. No? Assolutamente. E Quindi, questa cosa qui. questo, a questo ecco perché io. Dimmi, Dimmi, dimmi. questa Dimmi te, cosa dimmi. qui. No, ti sto No, dicendo, ed è dicevo. per questo che quando faccio l'anamnesi, ci parliamo sopra, quando No, no. faccio l'anamnesi. Vengono fuori, uso i numeri perché io uso i numeri per andare in sensibilità. Questa Capisci? è proprio la mia caratteristica. Premetto L'altra volta ci. e ripeto che io non l'ho studiata, la mia numerologia non l'ho letta sui libri, non l'ho imparata da nessuna parte. Mi è arrivata e l'ho usata. Quindi è una numerologia tutta particolare, veloce, immediata ed è diversa da tutte, cioè non da tutte le altre, per ogni persona è diversa. Quindi i 9 non sono tutti uguali, i 7 non sono tutti uguali, sono uno diverso dall'altro a seconda di quello che hanno vissuto, Eh sì. sia in positivo che in negativo. Eh sì. E questa è una cosa che deriva, stavo per dire prima, da molto lontano, cioè sembra una cosa così. In realtà, da uno studio, io, cioè, i miei studi sull'Egitto di una volta, di tanto tempo fa, insomma, mi ricordo bene che si parlava anche di numerologia, cioè dal Libro dei Morti, che è stato Brava. scritto tantissimo tempo, tantissimo, insomma, circa Tantissimo 5.000 tempo fa. anni fa, no? 5.000 anni fa, facevano un grande studio sui numeri, grandissimo studio. C'erano proprio dei sacerdoti che si dedicavano a questo. E parliamo di Pitagora. Pitagora ne ha fatto, diciamo, una sua personale Una poi studio. scienza proprio, no? In India, l'indiano il Veda, il cinese c'era il libro dei mutamenti, per esempio, che parlavano sempre attraverso i Non numeri. mi Quindi voglio dire, è una cosa che arriva da molto lontano. Il fatto che a te ti sia arrivata così, senza saperne all'inizio niente, avrai approfondito, ti sarei chiesta come mai ti venivano, no, queste emozioni tramite i numeri. È una cosa straordinaria, molto bella questa Ma cosa sai qui. cos'è? La cosa molto bella è che io ho preso tutta questa parte della mia vita come un gioco, ok? Quindi non mi sono mai chiesta tanto il perché arrivavano, perché sono sempre arrivati a periodi, quindi un periodo è arrivato a questo, poi quello, quindi è un po' come se mi venisse regalato in base alla mia esperienza e alla mia capacità del momento di intraprendere, di capire, di usare. Ok? L'unica cosa è che anch'io mi stupivo, come tante volte quando faccio delle anamnesi energetiche o sensitive, e
E poi mi vengono a dire, sai Rosanna, ma tu mi avevi detto, io mi stupisco tantissimo, perché alle volte vengono fuori delle cose dette, che io neanche lo sapevo, neanche mi ricordavo, mi sembrano persone impossibili, ma perché io credo, anzi sono sicura che le persone come me siano solo dei tramiti. Quindi siamo lì, prendiamo e doniamo quello che ci viene dato. Infatti Certo. io ringrazio tutti i giorni perché lo dico sempre, il giorno che me lo tolgono, faccio altro. Eh sì, beh, vabbè. Assolutamente. Però fino a quel giorno Tutto lì quello che come arriva. fai Fino a quel tu? giorno faccio quello di sicuro. E noi qua abbiamo la nostra Nelly che come nel gergo della pallavolo ci alza la palla e ci dice: la soggettività di un'anamnesi con la numerologia può dipendere dalla data di nascita, che è già un segno distintivo di ogni individuo? Assolutamente sì, è individuale, è soggettivo, è individuale. Tra l'altro, la sensitività, la numerologia sensitiva, scusami, non è detto che quello che ti dice oggi, magari oggi ti dico una cosa, la facciamo fra un mese e la tua risposta con la stessa data di nascita è completamente diversa, perché magari è completamente diversa l'energia che tu stai vivendo. Quindi è assolutamente soggettiva, sì, ma momentanea. Non è così per tutta la vita. Questo voglio dire. Mentre con l'enneagramma i 4 sono 4, i 5 sono 5, o viceversa, ma per tutta la vita tu sei così, con la numerologia sensitiva assolutamente no. È momentanea. Eh sì. Io volevo fare un esperimento. Vogliamo provarla? Chiedo a qualcuno se. Vogliamo, perché l'altra volta ci fu qualcuno che volle provare questa cosa qua e ci dette una data di nascita, che poi non è detto sia la sua, perché uno dà la data di nascita e vediamo cosa viene fuori. Ovviamente deve essere una persona vera, cioè nel senso, io do la E che data di nascita conosci, perché sennò non c'è e conosco. riscontro, no? Proviamo con me. Facciamo un esempio con me. Proviamo con te. Voglio fare la mia figlia, per esempio. Ti do la sua data di nascita. Che si Ok? chiama? Come Lucrezia. si chiama? Lucrezia. Lucrezia. Ed è nata? 21. Stavo per dire aprile, mi vergogno. 21 luglio 1999. Guarda quanti nomi, eh? Allora, sicuramente lei è una persona molto solare, perché il Ecco. 21 è un numero molto particolare, quindi molto aperta, molto curiosa, ha una predisposizione ad avere una forte responsabilità nelle cose che gli piacciono e che vuole, non in tutte ancora, ma ci sta. Ha due somatizzazioni, anche qualcuna di più, ma perché ti spiego? Innanzitutto è una ragazza che viaggia molto con la testa. Quindi lei pensa una cosa, finito questa, ne vuole fare un'altra, ha mille idee, ma è anche una persona molto dinamica, perché con il 7 in questo punto lei è una persona molto dinamica. Ci sono questi due 99. Allora, questi due 9 che dicono che cosa? Innanzitutto è una persona discreta. Lei dice le cose a chi vuole, quando vuole e se vuole. Poi parla di tutto, ma le sue cose non è detto che sia così facile tirarle fuori. E sicuramente con questo doppio 9 ti dico che è un peperino, perché comunque lei è molto precisa, molto pignola, pretende molto da se stessa, ma anche dagli altri. Ok? Quindi tende a portare avanti le cose in maniera perfetta, un po' una perfettina. Lei tende comunque ad avere una somatizzazione a livello intestinale, perché è molto non chiusa, ma alle volte è proprio troppo meticolosa nelle cose, anche quando potrebbe lasciarle andare. In più è una persona molto sensibile, anche se alle volte non si vede, però è una persona molto dolce, sa tirare fuori una parte di sé che è veramente arrendevole, io ti posso dire. In altri momenti è una stronza, però amore ci sta. Ti ringrazio perché quando hai fatto un quadro, spero che lei sia felice perché è qui che ci ascolta, ho visto che è qui con noi, quindi bacio a Lucrezia. Pensavo fosse Basta uscita. Lucrezia. Facci Grazie, grazie mille. sapere se ti vedi così. No, no, guarda, c'hai E tu proprio. ce la vedi un po' così?
No, mamma mia, sì, anche perché non aggiungo altro. Hai Bene. detto una cosa specifica che è davvero, davvero incredibile, ma è successa ultimamente una cosa che, e tu l'hai detta proprio chiara. Bene, non aggiungo altro. Ma abbiamo, sta dicendo, sì, mi ci rivedo molto, anche lei ha detto. Bene. Bene, allora io credo che ci Bene. abbiamo qua anche però, vedi, abbiamo altre date, se te la senti. Adesso cominciano, tesoro. Lo so, quindi mettiamo un numero fisso. Allora, facciamo l'anelli, 13772. 772. Allora, vabbè, anche lei è una data di nascita molto particolare, perché qua ci sono stati tanti cambiamenti nella sua vita. Tanti, sicuramente portati anche da un evento molto pesante, che è sofferente, perché su di lei vedo anche la sofferenza. Tanti cambi di strada, quindi tante situazioni che si sono poste in un modo o nell'altro. Ecco, io qua ti devo dire di stare attenta alla parte dall'ombelico in giù, quindi potrebbe essere davvero sia la parte urogenitale, ma anche la parte della schiena e delle gambe. C'è non so che cosa faccia tu nella vita, perché vedo che ti muovi continuamente, continuamente, continuamente. Molto sensibile anche tu. Quindi c'è sicuramente un qualche cosa. Allora, aspetta, perché viene un numero molto particolare fuori. Qua mi viene ancora una forte sensibilità, ma quasi tristezza per un qualcosa che devi ancora risolvere. Sicuramente lo risolverai, perché ci sono delle strade che si muovono, ma sono ancora un pochettino lì ferme, ok? Però ci sono delle buonissime possibilità nel futuro e non troppo lontano che il tuo cambiamento ti porti davvero delle cose belle. Io te lo auguro davvero di gran cuore. Anch'io glielo auguro alla nostra Claudia. C'è scritto Nelly, ma è Claudia. Vabbè. Allora, la Laura dice 22982. Laura, con un cuore. 22, io devo scrivere per 982. Scrivi, Allora, scrivi. innanzitutto, vabbè, anche lei è una persona comunque molto misteriosa, diciamo così, un po' misteriosa, con delle regole ferme, fisse, cioè nel senso che comunque quello lei va dietro le sue regole, non dietro le cose che dicono gli altri. Se decide una cosa, lei la fa. Anche lei è molto pignola, molto precisa, quindi con questo 9 centrale che mi dice un attimino che questa è una situazione dove veramente ha preso in mano la sua vita e sta cercando di dirigerla nel modo miglior possibile. C'è un molto loquace, tra l'altro sei una persona che chiacchiera molto molto facilmente e tra l'altro secondo me fai anche un lavoro dove parli molto, perché lo vedo proprio nel tuo presente. C'è un contratto. Un contratto, un qualche cosa di nuovo, una novità, potrebbe essere una casa, un lavoro, una macchina, non lo so, c'è un contratto, sei molto legata alla famiglia, quindi più che alla famiglia agli affetti e soprattutto a una donna, potrebbe essere una figlia, una mamma, una sorella, un'amica, non lo so, però c'è questo affetto molto molto forte. Hai dei numeri molto belli, devi diciamo ammorbidirti un attimino, sei troppo troppo rigida. Poi, se volete farmi delle domande, anziché la rinascita, basta che mi diate tre numeri e vediamo che risposta vi dà. Tre Basta che mi diate solo i numeri. numeri, sì, da Tre 0 a numeri. 22, tre numeri. Ah, cioè, uno ti deve dire tre numeri a caso? Sì, o altrimenti mi fanno la domanda e io gli do la risposta in base alla data di nascita. Ah, ok, bella questa cosa qui. Quindi Bella, bellissima. sì, si fa una domanda e lei ci dà in base alla data di nascita la risposta, anziché la data di nascita secca, ecco, diciamo. Brava, brava, così riusciamo a capire un attimino di più cosa sta succedendo. O Ok, cosa allora, vogliono sapere. nel frattempo ti do questa data qui, mentre loro cominciano a Vai. fare qualche domanda, ti do questa data qui. Vediamo un po'. Vediamo la Alessandra, 6 febbraio 89. Allora, vabbè, sicuramente c'è stata una forte instabilità in questa ragazza,
quindi portata anche un pochino a livello familiare, quindi probabilmente avrà patito qualche cosa indietro nel tempo, diciamo. Anche lei in questo momento è in una fase altalenante, quindi ha una forte predisposizione ad avere lavori in proprio di responsabilità, che però non sempre riesce a gestire in questo modo. Ha questo 8, quindi anche lei è una persona molto loquace, una persona che comunque ha un modo molto dolce di porsi, anche lei molto pignola, legata agli affetti, molto in questo momento proprio un po' ferma su determinate cose, ecco, mi viene da dire ferma su determinate cose, situazioni che non si sbloccano, si sbloccheranno più avanti, non tra tantissimo, perché non è lontanissimo il tempo, però ancora ci va un attimino di attesa. Poi se qualcuno riesce a dire se le cose che dico No, si aspetta, rispecchia. ecco, perché Nelly, che è quella di prima, la prima che hai fatto, ha detto è tutto corretto, assolutamente, e Grazie. te l'avrei potuto dire anch'io tutto corretto perché è un'amica questa La qui, la conosci. conosci? Ok, senti un po', Dimmi però. non date solo i numeri, fate una domanda e al quale lei poi con questi numeri risponde alla domanda. Non è solo dare tre numeri, perché allora è meglio la data di nascita, no? Allora, vediamo un po', qui ce ne sono Sì, ma no, possono tante. farlo anche con la data di nascita. Però se hanno una domanda, diventa più facile anche per loro, magari se vogliono sapere qualcosa. Di preciso, Tanto si certo. conosceranno come sono, no? Appunto. Alessandro, 24.490. 24.490. Lui vuole avere una domanda o vuole? Leggiamo la data. No, solamente la data c'è qui. Allora, il 24 dice che cosa? Che Alessandro, maschietto, giusto? Patisce un po' la paura dell'abbandono. Quindi vive proprio un po' la paura di perdere gli affetti. Questa è una cosa che si porta dietro da parecchio tempo. E sicuramente anche lui è una persona che deve stare attento perché somatizza molto nella parte gastroenterica. È la sua parte più predominante a livello proprio di somatizzazione. Quindi anche lui ha delle regole molto forti. Tra l'altro, è una persona con una vita molto inquadrata, dove lui deve avere le cose abbastanza chiare, sempre, perché se no non sta bene, è in un cambiamento. Quindi c'è un cambiamento, non so se l'ha appena fatto, se lo farà a breve, è sicuramente un cambiamento che gli porterà del giovamento per lungo tempo. Anche lui qua deve stare attento proprio all'alimentazione, però, sai Alessandro, perché mi viene che ogni tanto questa parte gastroenterica che si infiamma un po' per l'alimentazione. Ecco. Lui qualche tecnica di energetica dovrebbe farlo perché c'è proprio un po' un blocco a questo stomaco, quindi anche le gambe potrebbero soffrirne. Sì, vedi? Allora, qui c'è questa cosa. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire vedere sempre il numero 26? Allora, ragazzi, io vi chiedo scusa, perdono, ma non vi so rispondere perché io conosco la mia numerologia, non conosco la numerologia degli altri. Quindi, quando alle volte mi dicono, sai, il doppio 2, il doppio 3 sono numeri angelici, io non li conosco. Non vi so dare una risposta per qualcosa che non riguarda la mia. Perfetto. Allora, Tesoro, non so rispondere. no, ma va bene, è giusto quello che hai detto. Allora, anche Paola, vabbè, ha risposto. Allora, qui ce ne sarebbero da rispondere Ruby, Edoardo. Si è già fatto. La Ruby, 5383. 5 3 83. Poi ce n'ho una che Allora, invece ha fatto una domanda molto importante. la Ruby è una persona che cerca già sempre un pochino l'equilibrio.
Devi stare attenta perché somatizza molto nell'apparato urogenitale, quindi devi stare un po' attenta all'insicurezza, alle tue paure e cercare un attimino di gestirle un po' meglio, perché ogni tanto ti prendono proprio un po' la mano. Hai sicuramente una tendenza creativa molto bella, che per un po' hai tenuto nascosta, ma secondo me questa cosa riparte. Hai un carattere molto forte, ti piace stare in mezzo alla gente. E anche per te ti dico che c'è qualche cosa, una novità molto bella che potrebbe essere davvero un contratto, perché è qualche cosa che riguarda non solo la tua famiglia, perché tu con gli affetti sei veramente una persona che quando si lega a qualcuno si lega in una maniera esagerata, al punto che alle volte stai persino male, cioè male nel fatto che quando subisci un torto da una persona a cui vuoi bene ne patisci tantissimo. Ma come ti dicevo, c'è qualcosa che riguarda questa sfera dove ti porterà veramente delle situazioni positive. Non è lontano, tutt'altro, anzi è molto vicino ed è qualcosa di molto bello. Poi mi farai sapere. Ah sì. Allora, intanto, prima quell'Alessandro che hai detto prima, bravissima Rosanna, su mio figlio Alessandro hai centrato tutto, non sbagli mai. Certo, Grazie. certo. Rosanna non è mica. Ecco. Allora, io vedo un'altra però che mi interesserebbe questa. I miei figli si riavvicineranno a me? 4, 12, 15 sono tra i numeri prescelti. Allora, tesoro, per quanto tu abbia fatto, e hai fatto veramente tanto, c'è una parte maschile che ha creato forti disordini. Non so se un marito, un figlio, non lo so. In questo momento è tutto bloccato, tesoro. Per quanto tu possa soffrire, è tutto bloccato perché c'è una situazione che è tremendamente disordinata. Cioè, qua ci sono state discussioni, litigi, parole grosse che hanno creato davvero tanti problemi. Perché quello che ti posso dire è che c'è ancora tanto disordine. Però tu non mi stai chiedendo se tornano adesso, tu mi stai chiedendo se torneranno. Quindi vediamo. 27, 28, 29, 30, 31. Ti posso dire che ci sarà un avvicinamento, non ti dico una soluzione totale perché ci sono delle cose da mettere a posto, tesoro, delle cose che sono successe e che sono state dette. Ma a mio parere, parliamo dopo il nono mese, quindi da settembre in poi, settembre-ottobre, potresti avere delle avvisaglie. Io quello che ti posso dire, anche se tu dovessi avere degli attacchi, passaci sopra, almeno per il momento, perché c'è troppa rabbia da parte di tutti. Bisogna sedare questa rabbia, tesoro, perché se no non si arriva neanche non solo al conflitto, si va avanti, ma non si arriva neanche a parlare, comunque a un dialogo, dove invece secondo me è molto importante che tu lo faccia, perché ci sono persone che stanno mettendo delle parole che non hanno aiutato, non in positivo comunque. Ok, fammi sapere tesoro. Sì, ti farà sapere senz'altro. Senz'altro. Allora, qui c'è per Giuseppina 1161 per il suo karma familiare. Oh, Grazie. signore, che cosa Ah, vuol dire karma tesoro? è la moglie di Salvatore questa. Pina, spiegati meglio. Scrivi. Ti lascio qui un attimo e vorrei, Salvatore, che tu mi spiegassi meglio che cosa intendi per karma familiare. Spiegati meglio qual è la Brava. domanda. Ok. Allora, vediamo un po' intanto. Allora, io voglio sapere Elena. Allora, Elena non ha scritto la domanda perché l'aveva scritta quassù prima. Elena, anche lei è un'amica, 29-3-68. Vuole la data di nascita o vuole la domanda? Lei data di nascita? Lei è nata questa Allora, data qua. Anche se c'è perfetto. scritto Adriano Cambioni, non è Adriano Cambioni, è Elena, in realtà quella che sta Sento più chattando. tesoro? Mi senti? Pronto, Non ti sento pronto? più.
Ecco, ti sei bloccato un attimo, vedrai che Vabbè, vado riprende. avanti comunque. Brava, sì, noi ti Adesso sentiamo. vediamo. Eccola, tutto bene, Adesso, tutto bene. ok. Mi stai facendo una domanda, cioè lei aveva una domanda da fare? No, lei ha Oppure scritto vuole solamente solo che le legga la data di nascita? la data di nascita, solo quella. Ok, allora, il 29 dice che cosa? Vabbè, innanzitutto che sei una persona con un carattere molto forte, anche se alle volte ti fissi su determinate cose e non vai avanti, cioè nel senso che c'è questa predisposizione alle volte a essere, non dico negativa, ma un po' pignola, un po' troppo precisa. Anche tu devi stare attenta all'apparato urogenitale perché tendi a somatizzare un po' in quella zona, quindi alle volte di essere, a essere un pochino insicura, avere un pochino di paure, ma devi proprio stare un po' attenta a non, alle cistiti, comunque dei problemi dell'apparato urogenitale, perché qua mi viene come se tu alle volte questa cosa già ce l'avessi, anche perché stai passando un periodo di instabilità, dove stai cercando di uscirne, ma a pizzichi e mozzichi, perché vedo che un po' ne esci, un po' ci rientri, un po' ne esci, un po' ci rientri. È un periodo un pochino così, un po' complicato per te, tant'è vero che mi dice che alle volte sei proprio un po' stufa, tipo, ma sì, che vada come vada, non mi interessa più, come se tu alle volte avessi voglia di smettere di lottare. Ecco, ti dico tesoro, non lo fare. Non lo fare perché tu hai un forte cambiamento. Non è così vicino, ma perché tu un pochino dei cambiamenti c'hai paura a causa dell'instabilità che ti dicevo prima. Però io ti posso garantire che non è a brevissimo, ma è a breve. Ci sarà per te un qualcosa di luminoso che ti farà di nuovo sorridere, perché da un po' hai perso questa voglia di sorridere, tesoro, ma la ritroverai. Ok? Fammi sapere se vuoi sapere qualcosa di più preciso. Ovviamente, tesoro, io quello che voglio dire, io qua darò delle risposte molto evasive Ma perché non scherzi. entro nel personale, ok? Quindi non è quando le persone poi faranno delle consulenze con me, le risposte non saranno queste, saranno più profonde e più precise, ma sicuramente non posso mettermi a dire a tutti. Cioè, cose troppo personali, ok? A meno Quindi, che non volevi siano risolvere. loro. E quindi questo è il ringraziamento di Maria Chiara. Mi dai una speranza, sono 13 anni che aspetto, è vero, è stato un uomo che ha distrutto tutto. Oh, tesoro mio, te lo auguro di cuore, ma proprio di cuore. Anch'io con Ti te. dico il che pensi. Anch'io con te sempre. Allora, c'è stata la spiegazione di prima. Allora, era questa la domanda di Salvatore per Giuseppina, che sarebbe sua moglie, 1161, per il suo karma familiare. Intendeva liti familiari che non si risolvano e lei le assorbe e sta male. Quindi la data di nascita è Allora, questa. 1161. Allora ti spiego, vero, però diciamo che tua moglie è già anche una persona purtroppo che alle volte è troppo rigida nei pensieri, cioè nel senso che è poco morbida, eh? È rigida, quindi è poco morbida e lei in questa rigidità mi viene in passato, nel presente e anche nel futuro. Quindi certo che non si evolvono perché comunque sono persone con la stessa caratteristica che si incontrano e si scontrano. Quindi io qua non credo che c'entri proprio tanto il karma quanto il carattere delle persone, purtroppo. Tra l'altro qui c'è stata una donna che ha cominciato a fare tutto e da questa donna è partito veramente il disastro familiare. Dirti che si concluderà. Tesoro, io vedo che anche se alle volte le cose si sedano, poi ripartono. Qui ci sono già state discussioni, poi si è cercato di mettere a posto, ce ne sono state di nuovo. Cioè, è proprio come se alle volte bastasse una parola perché la scintilla è sempre accesa, c'è tanta cenere sopra, ma sotto ci sono ancora i carboni ardenti. Purtroppo lei si è sentita giustamente trattata male ed è stata trattata male, si è sentita umiliata ed è stata umiliata, però questo l'ha anche un pochino indurita, ok? E si trova di fronte a delle rocce che non si spostano di un centimetro, capisci che diventa difficile
gestire le cose. A mio parere, se veramente le vuole cambiare le cose, dovrebbe girare la schiena e cominciare a non cercare più questa pace per il momento, perché tanto in questo momento non c'è. Non c'è perché nessuno la vuole. Per quanto la volete, nessuno la vuole. Mi spiace dirti questo, ma non vedo un cambiamento a breve, assolutamente. Anzi, vedo questa cosa che va avanti ancora nel tempo. Mi spiace. Eh no, vabbè, tutto si supera, Assolutamente. supera tutto, Basta capire, comprendere e andare certo. Allora, qui abbiamo un'altra domanda. Perché tante sofferenze a causa dei familiari nella mia ex relazione matrimoniale? Te lo 13, spiego 3, subito. 80. 13, 3, 80. Allora, innanzitutto tu hai questo 13 che ti porta assolutamente sofferenza perché hai dovuto patirne tantissimo, come se ti avessero picchiato, come se la vita ti avesse preso a botte. Non solo, hai anche la sofferenza emotiva, quindi uno star male dentro. Perché sono una persona estremamente buona, estremamente sensibile. Le persone sensibili come te amplificano il dolore, purtroppo, amplificano la gioia e amplificano il dolore. Quindi sicuramente lo senti molto più di quello che lo sentirebbe un'altra persona che magari è più superficiale, chiamiamola così. E tu hai proprio la sofferenza nella famiglia, tesoro, perché a te gli affetti ti toccano e ti laceranno il cuore. E questo hanno fatto. Infatti la tua non è una sofferenza di quello che hai provato, la tua è una sofferenza di quello che non riesci a lasciare andare, perché tu la stai vivendo come se l'avessi vissuta ieri e magari sono passati anni, ma tu sei ancora lì. Quindi tesoro, la prima cosa che tu dovresti fare è davvero togliere queste cicatrici, perché tu ne hai due molto forti, una sulla colonna vertebrale, quindi nella parte osteoarticolare, e l'altra nell'apparato urogenitale, quindi proprio dove c'è la tua paura di vivere, la tua paura di affrontare le cose, perché ormai tu hai paura di tutto, e ci credo, perché hai talmente sofferto che oggi anche le cose belle ti spaventano. Però io ti dico che se tu cominci a metterci un po' più di forza, ne hai avuta già tanta, ma metticene ancora un pochino di più, da questa situazione ne vieni fuori. Devi però volerlo fortemente, perché è difficile per te. Io ti direi di farti aiutare. Ok? È una gran E donna, questa qui che ha fatto questa domanda e ma senz'altro vedi, saprà. Danila, è quello che ti dicevo prima delle cicatrici energetiche, lei ne ha due che sono profondissime. Non profonde, profondissime, e che sicuramente, nonostante tutti i suoi sforzi, la riportano sempre allo stesso punto di partenza. Quindi le dinamiche della sua vita cambiano. Io dico sempre, alle volte cambiano i musicanti, ma la musica è sempre la stessa. Quindi vai sempre incontro alle stesse situazioni, ma non è il karma. Non è perché lei deve risolvere qualcosa, è perché ha una cicatrice energetica che non la fa andare avanti. La riporta sempre sulla stessa strada. A Ma ce la quello mi farai, riferivo prima. Ce cara, ce la farai, la farà, vero? certo che ce la farà, assolutamente, perché ha una gran forza. Tanta. E questa è la Sì. risposta, vedi, dei muro che non viene giù prima di Salvatore. Il Salvatore Ok. che Eh ti sì, ma dice sono è due tutto vero, rotte. sono muri che non vanno giù, quando dicevi che si scontrano due cose che non si spostano. Sì. Allora, io direi una cosa, sono già le 10 e un quarto quasi, 10 e 11 minuti, io vedo qua tanta gente che aveva Mamma scritto. mia. Ce ne sono tantissime. Mi vuoi dire come raggiungerti per piacere? Vuoi dire a loro come fare a contattarti? Vabbè, tramite il mio telefono che è 339-5439-029, io faccio consulenze energetiche. Faccio trattamenti energetici, ho lo studio a Marene in provincia di Cuneo e ne ho aperto a novembre uno a Torino,
dove sono reperibile, e potete comunque trovarmi su Facebook nel gruppo Energia in Armonia, che è un gruppo, un nome Ridillo meraviglioso bene, come questo, ridillo Energie in bene, ridillo bene. Armonia. È un gruppo Energie in In armonia. Armonia, ok? Ok. In Armonia. È un gruppo dove io parlo di energia, dove io la mattina metto dei post, qualcosa che arrivano sempre comunque dalle guide. È un gruppo molto bello, non come questo che è particolarissimo e meraviglioso, ma io lo ritengo Molto comunque molto bello. bello perché è mio. Ok? Quindi potete trovarmi lì, potete appunto, come dicevo, potete chiamarmi, se volete potete venire, altrimenti io su Energia in Armonia, a volte, ultimamente causa lavoro, ne faccio meno, ma li rifarò di nuovo. Faccio appunto delle dirette dove facciamo la numerologia. Quindi vi mettete in scaletta, durerà un'oretta, non come qua che è durato tantissimo, e magari riuscite ad avere la vostra risposta. Non faccio consulenze al volo così fuori da queste dirette perché non ce la farei, e vi chiedo scusa, non è cattiveria, ma non ce la farei proprio. E mi auguro di vedervi invece di nuovo qua al più presto perché sono felicissima. Mi piace tantissimo. Danila, mi piaci da morire anche tu. E quindi sono Grazie sempre felice di essere qua. Ok? anche te. Vedi, ogni mattina leggo il buongiorno, ma anch'io lo faccio, leggo il buongiorno con dei bei consigli nel gruppo. Infatti, in Energia Sì. Armonia tutte le mattine la nostra Rosanna scrive qualcosa che gli arriva e ti dà sempre un buongiorno molto, molto luminoso e molto, molto sereno, veramente. Tanta Grazie, grazie mille. Allora, io mi scuso personalmente con tutti quelli che avrebbero voluto Maria Grazia, Minardi, per esempio, Paola ha messo altre domande. Scrivete a Rosanna, andate sul suo gruppo, scrivete questa cosa e lei poi vi mettete d'accordo per come voi vi volete. Assolutamente. Assolutamente, perché se no stiamo qui fino non so a che ora e Rosanna, la sua energia sciama a furia di perché non è che dici, sai, fai queste cose a cuor leggero e non dura fatica. No, Rosanna le fa con il cuore ed è per questo che è fatica come la medianità, la sensibilità Certo, come tutte le umana. cose, certo. Lo faccio Quindi. comunque volentieri perché mi piace tantissimo, cioè assolutamente mi piace, però indubbiamente, come tutte le cose, ha la sua dispersione, no? Vedi? Vedi, è una persona meravigliosa, non la conosco. Ah, Danila, ah, io? Grazie, no, pensavo che t'avessero fatto un Vero, complimento. benissimo, Grazie, benissimo. grazie, Anna Maria. Maria Grazia, grazie mille. E qui Ha ragione, ha ragione. ci sono tutti i ringraziamenti qua. Che ti fanno, io personalmente ti ringrazio tantissimo perché doni sempre tutta questa energia, sprigioni energia positiva, Rosanna, e quindi è sempre un piacerissimo averti qua con noi perché ci dai questa cosa spumeggiante che ci lascia veramente bene nel cuore, ci lascia veramente un buon ricordo Ma è nel cuore. reciproca, Quindi, grazie. è veramente Quindi reciproca. ovviamente, Quindi ci vedremo. sì, senz'altro, assolutamente. Quindi io Assolutamente. davvero ragazzi voglio ringraziarvi tutti per tutta questa energia che avete messo anche in tutte queste domande, in starci vicino. Ringraziamo Gina che senz'altro è qua, ti si manda un grande bacio e che dirti a te? Rosanna, grazie infinite, grazie per la tua dolcezza e per tutto quello che dai sempre tutte le volte. Grazie a voi, vi auguro una dolce notte a tutti. Un Buonanotte a tutti e bacione. grazie. Un Ciao tesoro, bacio, grazie. grazie. Grazie a voi.